Queste iniziative. Professore Giovanni Fulvio Russo, che è professore ordinario di ecologia all'Università di Napoli Partenope, che ci parlerà dell'importanza della biodiversità e delle azioni di tutela. Aggiungo che il professore Russo è anche presidente della Società Italiana di Ecologia. Una precisazione doverosa. Grazie. Grazie. Grazie innanzitutto dell'invito. Sempre molto contento di venire qui in penisola e di partecipare alle iniziative dell'area marina protetta di Punta Campanella e in particolare oggi perché diciamo, siamo insieme alle cooperative di pesca che sono un elemento fondamentale di presidio del territorio, sono importantissimo. Finalmente un progetto, come spiegava anche la dottoressa Passari, che vede un network molto importante, non solo di aree protette, ma di imprese, di cooperative di pesca. Questo è stato una cosa molto bella. Questo progetto e mi auguro, dottoressa Passari, che con la sua energia in futuro diciamo, possa essere rinnovata una iniziativa del genere. Io in realtà è molto importante perché a volte ci si chiede ma che cosa significa togliere i rifiuti dal mare? Perché togliere i rifiuti dal mare? Beh, togliere i rifiuti dal mare significa in ultima analisi incrementare gli stock ittici. Questo diciamo è il risultato finale, ma per fare questo è soltanto il primo passo che bisogna fare. Si tolgono i rifiuti dal mare e soprattutto da un mare che è un territorio importante perché togliendo i rifiuti si incrementa la biodiversità. La biodiversità è a supporto poi degli stock ittici, quindi è molto importante che i pescatori per primi vengano coinvolti, che abbiano un supporto ovviamente finanziario per poter fare questo lavoro in modo tale da diciamo, contribuire attivamente, prima non potevano fare, si era detto prima che purtroppo non c'era, non potevano conferire, anzi addirittura diciamo, venivano penalizzati se conferivano e quindi necessariamente dovevano non sbarcare i rifiuti, insomma finalmente diciamo, era da un po' di tempo che teneva là, finalmente questo è stato fatto. Tutelare la biodiversità è importante perché il risultato finale è lo stock ittico. In realtà la biodiversità cosa significa? Varietà degli organismi viventi. Un famoso ecologo che si chiamava Ehrlich diceva che noi dobbiamo considerare le specie come i bulloni dell'astronave Terra. Quanti bulloni possiamo permetterci di perdere prima che l'astronave collassi? È chiaro che allo stock ittico arriva tutto l'insieme, una rete alimentare estremamente complessa, fatta da miriade di bulloni. E quindi, diciamo, questo sfugge, però i pescatori che sono i protagonisti lo percepiscono, loro sono i primi a conoscere il mare. Come si diceva prima, loro sono le sentinelle del mare e quindi questo loro coinvolgimento è molto importante. Questo peraltro territorio, questo del Golfo di Napoli, ma anche quello di Sant'Onofre di Castellabate e di Cossa di Fresco, cioè l'area che interessa le altre due aree marine protette, anche qua molto particolare. E il Golfo di Napoli non esiste una zona del Mediterraneo dove ci sono due grossi canyon che arrivano fin sotto costa, dove c'è una risalita di acqua profonda continua, che innesca il fitoplancton che poi arriva al pesce azzurro, che arriva ai tonni e così via. Una convergenza del genere non si trova mica dappertutto, non si trova nel mondo in un fazzoletto così piccolo di mare, è un territorio molto particolare, che è bene che diciamo, quante più persone lo sappiano e quindi questo è il perché poi lungo le sponde del Golfo di Napoli è nata l'acquacoltura nel primo secolo avanti Cristo. Perché nel 1800 Achille Costa in una pubblicazione diceva che nel Golfo di Napoli si utilizzano più di 100 attrezzi diversi di pesca. Noi siamo
100 attrezzi diversi di pesca per la pesca artigianale, venivano usati nel Golfo di Napoli. Allora, diciamo, questo è un primo passo molto importante per iniziare un percorso nuovo. Il network è stato importantissimo, io devo dare atto a chi è stato protagonista, diciamo, nel mettere su questo network, ma è un network che deve proseguire, e noi abbiamo bisogno di recuperare la nostra cultura marinaresca, che si parlava prima di reclutamento dei giovani, il reclutamento dei giovani è sempre più scarso, invece dobbiamo riavvicinare i giovani al mare. Dobbiamo permettere che ci sia un travaso culturale, ma per fare questo ci vuole un sostegno, e ci vuole questa sinergia virtuosa che questo progetto ha messo in campo. Per quanto ci riguarda come biologi marini, noi offriremo tutto il nostro sostegno possibile a questo tipo di iniziative. È bene che siano iniziate le aree marine protette, perché le aree marine protette, come ci diciamo sempre anche quando mi comincio, sono laboratori di sviluppo sostenibile, quindi sviluppo e sostenibilità messi insieme, sviluppo e economia e sostenibilità e ecologia, sono degli ambiti in cui c'è questo sodalizio virtuoso, che spesso viene visto invece, non un sodalizio, ma viene visto un contrasto, no? Fare scintille, le istanze dell'ecologia sembrano quasi essere contrapposte a quelle dell'economia, ma invece non è così. Nella logica dello sviluppo sostenibile c'è il supporto dell'ecologia al miglioramento della vita dell'uomo e quindi anche al miglioramento delle attività economiche dell'uomo, senza mangiarsi il proprio capitale naturale. Oggi si parla tanto di capitale naturale, di servizi ecosistemici, la pesca utilizza dei servizi ecosistemici di approvvigionamento, questi servizi ecosistemici fanno parte di, diciamo, del prodotto che offre un certo tipo di capitale naturale che noi dobbiamo cercare di sostenere, di rinnovare. Quindi i rifiuti, togliere i rifiuti è fondamentale per innescare tutto un circolo virtuoso per le cooperative di pesca, per la sensibilizzazione della popolazione e per, diciamo, anche aggiungere conoscenze, per stare sempre più vicino, diciamo, a questi processi virtuosi. Grazie. Nel corso della ritardamente la plastica demiconciurata del mare e delle biodiversità, come diceva il professore Rosso. Io adesso cedo la parola sul tema plastiche e pesca fantasma, due facce della stessa medaglia, al professore Roberto Sandulli, docente ordinario di zoologia dell'Università di Napoli Partenope. Grazie. Una mano in questo, e siamo stati coinvolti soprattutto per quello che riguarda la sensibilizzazione. La sensibilizzazione è una cosa estremamente importante, ho sottolineato la morte questa sera, è fondamentale soprattutto quando si ha a che fare con delle categorie che sembrano apparentemente antitetiche. Il professor Russo prima ha parlato degli ecologi e degli economisti che sono apparentemente, probabilmente anche non so, apparentemente in alcuni casi antitetici, noi siamo a favore degli ecologi ovviamente, e però ci sono anche i pescatori. I pescatori
sono ovviamente estremamente importanti, e solitamente i biologi marini hanno un rapporto un pochino conflittuale con i pescatori, per colpe sicuramente da entrambe le parti. Perché il pescatore vede il biologo marino essenzialmente come quello che diceva: tu non devi pescare oltre un certo limite, devi utilizzare delle limitazioni e così via. Naturalmente tutto questo è fatto a fin di bene, non a fin di male. Devo dire però che nonostante che in questi incontri di sensibilizzazione siano stati anche un pochino vivaci in alcuni casi, ma è quello che volevamo, noi siamo riusciti poi a intercettare un feeling, a creare una, diciamo, una sensibilità comune, e quindi io penso che anche il perché di questo successo, di questo progetto, che è un progetto ancora molto iniziale, soltanto in pochi hanno fatto qualcosa di simile, è stato dovuto anche a questo. I pescatori hanno capito che ovviamente siamo tutti a remare per la stessa, ovviamente, per andare verso la stessa direzione. Io stasera, non so se funziona questo, come funziona questo? Hai paura di no? Ok. Allora mi sistemo qua. E non ci fai vedere. Però così vi faccio vedere. Allora mi tengo perché così. Devo vedere un attimo le freccine, sono un po' ciecatiello. Ok. Allora, di questo ovviamente ne abbiamo già parlato, sono stati illustrati quali sono stati gli obiettivi di questo progetto, che sono stati ovviamente tutti colti. E perché ho voluto chiamare questo intervento di stasera, che cercherò anche di limitare nel tempo, plastiche e pesca fantasma, due facce della stessa medaglia? Perché poi alla fine, se noi vediamo quello che ci ha appena mostrato Carmela ci ha mostrato che quello che è stato portato a terra durante queste raccolte è stato qualcosa come due terzi in percentuale, due terzi di plastica, poi probabilmente c'era un terzo del terzo rimanente che erano attrezzi da pesca. Però in sostanza di che cosa sono fatti gli attrezzi da pesca? Una volta gli attrezzi da pesca, e questo lo accettava pure il professor Russo, erano fatti in maniera veramente sostenibile. Erano un pochino scomodi per i pescatori, naturalmente, però erano fatti di canapa. Ora canapa non esiste più. Adesso i galleggianti erano fatti di sughero, ma quanto tempo è che non vedete più un galleggiante di sughero vicino alla rete? Le stesse nasse una volta erano fatti di giunco, ma dove sta più? Ci sono ferri, ci sono plastiche naturalmente che fanno la parte della rete, c'è il nylon, e quindi alla fine attrezzi da pesca, così galleggianti ovviamente, sono tutti di plastica, quindi la plastica e gli attrezzi da rete abbandonati, perduti, sono in effetti dei grossi problemi che legati alla plastica. Ovviamente gli attrezzi da pesca abbandonati generano anche la problematica, perché nell'essere abbandonati non smettono di compiere il loro servizio in un certo senso, cioè loro continuano a pescare. Una massa che è stata persa in mare mica si estingue nel momento in cui l'esca viene estinta, ma si autoalimenta, come molti pescatori, tutti i pescatori lo sanno. Una massa abbandonata continua a pescare paradossalmente, perché entra dentro il pesciolino attrae un altro pesciolino, dico questo per dire polpi, crostacei e così via, quindi continua a pescare. Alla fine il danno di chi è? È a carico di chi? Il danno è certamente a carico della rete, ma è un danno che poi finisce nelle tasche del pescatore. E quindi questa è una cosa che i pescatori devono cominciare a... lo sanno perfettamente, ovviamente. Però questo è uno dei problemi. Lo stesso va accade, vedremo poi qualche foto, per quello che riguarda le reti. Così che continuano a pescare, ovviamente, continuano a far danno. E le reti una volta si dicevano di canapa, quindi dopo 10 anni, 15 anni, anche di meno, in alcuni casi sparivano, si deterioravano, si degradavano. Questi no, questi rimangono 50, 100, 200 anni. Continuano a fare danno, un danno che non entra nemmeno nelle tasche del pescatore. Quindi compromissione degli habitat marini, gli stock che ci vengono ovviamente depauperati, e questa è quella, diciamo, la questione della pesca fantasma.
E ultimamente si pensa, dalle ultime diciamo, statistiche, il ghost fishing, cioè la pesca fantasma, è più o meno il 10% dello stock disponibile per l'attività di pesca commerciale. Quindi il 10% non è poco, è quello che viene fuori. Ok, velocemente, questo è diciamo, un grafico non molto aggiornato che vi fa vedere il pescato vero, cioè le specie commerciali, le specie target, quelle che il pescatore può portare sul mercato e vendere, e quello che il cosiddetto scarto invece rimane a mare, che è diciamo, una parte che non viene ovviamente, non entra nelle tasche del pescatore, e poi la parte in arancione che vedete sono i rifiuti di vario tipo. Bisogna dire che questa statistica arriva fino al 2001, ma poi se andiamo avanti sappiamo bene che quella porzione arancione è diventata anche persino più preponderante in alcuni casi, sia a discapito delle specie commerciali, sia a discapito dello scarto stesso. Questi sono la tipologia degli attrezzi che persi e che poi vengono recuperati mediamente, vedete la gran parte sono dei tramagli, sono delle reti ovviamente, e pesca a strascico, naturalmente parti di reti o intere reti a strascico delle volte vengono diciamo, intrappolate da strati rocciosi, quindi un danno particolarmente diciamo serio quando rimangono in sete, e così via. Queste sono le specie più importanti che diciamo rimangono intrappolate nel caso della pesca fantasma, la piranha, cime e così via, e vedete, 36% per reti a strascico, 31% per gli altri, diciamo, per le cime e così via, i tramagli fanno un po' meno danno, sono un pochino più costieri, fanno parte della pesca un pochino più costiera, le reste della minicoltura sono un grande problema, sono il 10%, però sapete bene che in alcune zone sono un problema molto importante. E queste sono delle specie molto comuni dalle nostre parti, in molti ristoranti, se andiamo a Sorrento, in penisola sorrentina, in costiera amalfitana, ci viene offerto sarghi, ci vengono offerti bagelli, vari bagelli si chiamano ovviamente qui con i nomi dialettali, mafroni, pezzoni, così via, e prai, eccetera, e questi però purtroppo subiscono un danno notevole. Queste sono alcune foto, giusto per mettervi in... per darvi qualche esempio di roba che viene intrappolata in queste reti che continuano a pescare, che una volta portate in superficie, una volta le vengono ributtate a mare, come pensate, perché erano un rifiuto e sarebbe stato a carico del pescatore portarlo ovviamente a terra. Per fortuna non è più così, per fortuna le cose stanno cambiando. E i danni sono a tutti i livelli, il professor Russo l'ha accennato, a tutti i livelli dell'ecosistema, a partire dalle comunità fino ad arrivare alle popolazioni, e i danni sono naturalmente ovviamente alla pesca, sempre in questo caso, ma il danno in realtà è a tutta la catena alimentare. Qui sono alcuni ecosistemi profondi che, come vedete, sono avvolti in alcune reti da pesca, alcuni interamente. Anche vedete sui fondi molli, ci sono in basso a sinistra, ci sono i fondi molli che vengono disturbati soprattutto dalla pesca a strascico, ovviamente. La pesca a strascico fa un danno notevole, non è facile vederlo, percepirlo visivamente il danno, è più facile vederlo sul substrato roccioso, perché sul substrato roccioso ci sono organismi incrostanti, vengono portati via gorgonie, quel po' che rimane anche di corallo rosso e così via. Mentre invece sul fondo molle non si riesce a percepire. Quello che si percepisce sono i segni dei divergenti, no? Sono quei due pannelli laterali che devono aiutare la rete a mantenersi aperta durante lo strascico. E quelli fanno danno, non è che non lo fanno. Vanno in profondità, ci sono tanti organismi animali che noi non vediamo, che vivono all'interno del sedimento e subiscono dei danni notevoli. E questo è un po' di corallo rosso da queste parti. Non vi dirò dove, ovviamente, però è corallo rosso nel Golfo di Napoli, e questa è una rete perduta, ma fra la forza è finita proprio su una
un bel banchetto di corallo rosso. Questo è un corallo rosso che ha anche una certa importanza per la taglia commerciale. Qui invece è una facies, diciamo, di una biocinosi coralligia, dove ci sono soprattutto queste gorgoni, queste uticelle, che per fortuna subiscono meno danni rispetto al corallo rosso, perché il corallo rosso è di carbonato di calcio, lo scheletro di carbonato di calcio, quindi viene strappato, mentre invece le gorgoni sono più flessibili se non vengono proprio soffocate da una rete, se vengono, questi sono dei travi, diciamo così, di una palanghese, di un palamito, questi, diciamo, danno lo fanno, ma probabilmente meno di una rete. Ancora brutte foto, e su questo non vorrei tanto soffermarmi, perché abbiamo già detto che in realtà diciamo, i pescatori una volta tendevano a non portare a terra il pescato se si trattava di rifiuti, e adesso invece per fortuna c'è una legge che addirittura obbliga innanzitutto a segnalare quando viene perduto. Ovviamente abbiamo ufficiali della capitaneria che sanno perfettamente questo, andrebbero segnalate le volte che viene perduto l'attrezzo da pesca, i pescatori lo sanno benissimo, e se non possono recuperarlo devono dare il punto in cui è stato perduto e descrivere di massimo come era fatto. E bisogna cercare quindi sempre di recuperare, insomma, a parte questo progetto. Adesso io sono sicuro che da oggi in poi i pescatori continueranno a recuperare diciamo, gli attrezzi, perché a loro non costa a questo punto recuperarlo. Quello che costa a loro e a tutto il sistema ambientale è ributtarlo a mare, rilasciarlo a mare, che alla fine il danno è direttamente nelle loro tasche, ma indirettamente anche nelle nostre, nella nostra sostenibilità. Quindi si può e si deve recuperare quando è possibile, naturalmente, l'attrezzo. Non so che è successo. Ok, questo semplicemente per dire che diciamo, il conferimento diciamo, di questi rifiuti sono naturalmente gratuiti da adesso. Io qui c'ho una parte relativa, mi sono chiesto di parlare anche un pochino delle plastiche, non voglio, la serata si è dilungata abbastanza, il problema delle plastiche è più o meno noto a tutti, bene o male ogni giorno se ne parla in televisione, non è un male, assolutamente. Certamente le plastiche non sono l'unico problema che affligge gli ecosistemi marini, ed è quello che attualmente è, diciamo, è quello un pochino più in vigore sotto la luce della ribalta, però di fatto ci sono dei grossi problemi con le plastiche, prima di tutto perché ne arrivano in grandissime quantità. Poi perché gran parte di quello che noi vediamo delle plastiche, cioè le plastiche galleggiate, rappresentano soltanto lo 0,5% di tutte le plastiche che risiedono nel compartimento marino. Cioè quello che noi non vediamo è il 99,5% delle plastiche che sono in mare. E di quel 99,5% c'è tanto che non riusciamo nemmeno a stimarlo, perché sono microplastiche o addirittura nanoplastiche. Le microplastiche le percepiamo anche diciamo ad occhio nudo, le nanoplastiche non possiamo fare. Lo percepiscono gli organismi marini che le accumulano, purtroppo, perché le plastiche purtroppo non possono essere degradate e quindi vengono accumulate. E purtroppo molte diciamo, sostanze contenute nelle plastiche sono anche le cui conseguenze probabilmente le vedremo tra qualche anno. Non so dove sono finito, è scappato, sto andando avanti, va bene, questa è semplicemente una slide che vi fa vedere dove sono distribuite negli oceani, soprattutto la fonte, vedete quello in giallo sono le fonti dovute all'attività di pesca, però ci sono tante fonti di plastica anche come attività costiere, anche lo shipping, cioè la navigazione, le navi purtroppo generano tantissime plastiche che finiscono a mare, e poi vedete della parte in grigio. Questa è dovuta mettere perché nel volantino di Remare, per cui la conoscete a memoria, come sapete benissimo quali sono i tempi di residenza di queste plastiche. Queste sono alcune campagne di alcune associazioni, per cui Mare Vivo, anche WWF ha fatto molto, e ci si sta impegnando molto in questo senso, e quindi di sensibilizzazione. Velocemente, questi sono
ovviamente gli organismi marini possono avere un brutto impatto da plastica in tanti modi. Prima di tutto possono essere intrappolati. Sono le foto che noi più conosciamo, le foto delle foche che hanno intorno al collo buste di plastica, oppure quegli anellini che tengono le lattine di birra o di Coca-Cola o così via, che è anche ovviamente tartarughe. Quindi l'intrappolamento, soprattutto anche per gli uccelli marini, vedete, gli animali più grandi sono quelli più impattati. Però non sono soltanto meccanicamente, diciamo, intrappolati, ma le plastiche sono anche ingerite da molti animali che o lo fanno proprio di proposito, in quanto le scambiano per esempio per meduse, lo sapete benissimo, pesci sparo. Voi pensate solo alle tartarughe che mangiano le meduse, no? Le tartarughe sono una parte degli organismi, ma i pesci spada vanno gli occhi, i tonni mangiano meduse, quindi i grandi pesci pelagici, poi finiscono sulla nostra tavola, mangiano tante meduse e mangiano tante buste di plastica. Quindi questi sono quelli che vengono ovviamente impattati, forse un po' lontani per vedere quante specie ci sono, ma sono quelli che ingeriscono plastica o volontariamente o involontariamente attraverso la catena alimentare, cioè plastica ingerita da altri organismi che a loro volta avevano ingerito plastica. Questo è un pochino il fato della plastica. La plastica è molto persistente, per cui ci vuole un po' di tempo perché venga quantomeno in parte degradata, ma quando mi riferisco al termine degradata intendo dire sminuzzata. E questo avviene, poi finisce naturalmente in catena alimentare. Questo è un disegnino molto elementare che però ci dice esattamente come poi finisce nel nostro corpo la plastica. Quindi vedete, partiamo dall'alto a destra, le plastiche finiscono in mare, subiscono una serie di cambiamenti dovuti alla luce, alla fotodegradazione, al moto ondoso, e le plastiche poi finiscono, sminuzzano e finiscono, vedete, all'interno del compartimento planctonico, su tutti quegli organismi che voi ben conoscete, piccoli microscopici che li assimilano. Dopodiché finiscono in catena alimentare attraverso i pesci che arrivano fino alla nostra padella, quindi sul nostro piatto. Anche questo ci fa capire che l'impatto della plastica è un impatto molto forte, che avviene sia per bioaccumulo e sia per biomagnificazione, ovviamente a seconda se si tratti della storia di un unico organismo. Il bioaccumulo avviene all'interno di un unico organismo che ovviamente durante tutta la sua vita accumulerà in continuazione. Noi siamo pieni di mercurio, cioè abbiamo tanto mercurio, abbiamo quello che conosciamo, probabilmente abbiamo anche tanta plastica, soprattutto quelli della mia età, i ragazzi, quelli più giovani ne avranno di meno perché li accumuliamo e ne perdiamo poco rispetto a quello che accumuliamo. Mentre invece la biomagnificazione l'accumulo nei sistemi, nella catena alimentare, velocemente. Questo è un modo che ogni volta che metto questa slide c'è sempre qualcuno che mi dice: ma allora non dobbiamo più mangiare le cozze? Okay. Però in sostanza non è vero, dobbiamo mangiare le cozze, dobbiamo mangiare le cozze e il pesce azzurro sicuro, dobbiamo mangiarlo sempre. Okay. Però certamente non dobbiamo pensare che stiamo mangiando le cozze, naturalmente cotte, non siamo passibili di avere ovviamente un aumento della concentrazione di microplastico nel nostro organismo, perché le cozze naturalmente le accumulano dal sistema. Se noi mangiamo le cozze di allevamento, è molto difficile che c'è qualcuno, proprio qualche fortunato, che riesce ancora a raccogliere qualche cozza naturale di dimensione, diciamo, tale da essere consumata un poco. Quindi nei sistemi di allevamento naturalmente questi sistemi sono dei sistemi estensivi, perché sostanzialmente sono nella cotta del mare, no? Il mare è tutto. Quindi vengono accumulate, però in parte vengono anche perdute meccanicamente grazie alle deiezioni, ovviamente alle pesci, sono dei sistemi, però buona parte di quello che è stato accumulato rimane, e non basta purtroppo neanche stabularle, come nel caso delle cose che ci avevo iniziato, perché nella stabulazione noi stabulando con acqua depurata, naturalmente con acqua marina filtrata, depurata e disinfettata, come talvolta accade,
in realtà noi togliamo una parte di natura igienico-sanitaria, quindi possiamo ridurre il carico batterico e così via, ma non riduciamo il carico delle plastiche che rimane, quindi un po' ne rimangono. Però, professore, ti dico scusa, ma forse lei non ci vuole per mangiare più. È vero. Ecco, adesso ci si pensa, ti mangi più. No, ma io l'ho detto prima. Allora, non vorrei però dire che le cose sono tra le cose migliori da mangiare, però non è il caso. No, ovviamente. Ok, no, le cose assolutamente vanno mangiate. Ok. La soluzione è una soluzione che assolutamente concludo su questo perché mi devo andare avanti. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono la famosa regola delle 5 R, che è una regola teorica, è vero, però se noi non cominciamo a farlo rimarrà teorico per sempre. Le 5 R sono la riduzione della produzione, e questo un pochino stiamo facendo qualcosa, qualche stato sta effettivamente riducendo, però bisogna anche dire che ci sono buona parte dei sistemi produttivi di plastica, una volta erano nel nostro mondo, adesso sono più nei paesi, diciamo, che una volta chiamavamo del terzo mondo, oppure sotto in via di sviluppo, esatto. Quindi è una cosa un pochino complicata, alla fine si arriva a danneggiare quei paesi per colpe che invece abbiamo. Quindi la riduzione è importante, quindi il riutilizzo dello stesso oggetto è importante, il bicchiere di plastica non lo buttiamo, lo usiamo più naturalmente, lo sostituiamo, come è stato fatto anche l'area Maria Protetta meglio di Nettuno, ha prodotto delle bottiglie proprio per disincentivare l'utilizzo della bottiglia di plastica, riciclare ovviamente la plastica, e questo lo dobbiamo fare noi con la nostra coscienza quando andiamo a conferire i rifiuti, riraccoglierla, che vuol dire che diciamo in un certo senso riutilizzarla bene nei sistemi di riutilizzo. E una cosa da non diciamo tralasciare è il redesign della plastica, cioè ci sono degli oggetti di plastica fatti proprio, adesso ci sono degli architetti dell'ambiente, architetti dei design che producono degli oggetti anche di un certo valore, bisogna ambientarsi tutto, con plastica da diciamo riutilizzare, da riciclare. Quindi io mi fermerei qui, sarebbe tante cose da dire su questo naturalmente, però queste 5 R ricordiamo.